Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono tornato con grandissima gioia su The Final Station per portarvi il DLC The Only Traitor, ovvero l'unico traditore. È un DLC che sarà disponibile a partire da domani, ufficialmente, un DLC che ci permetterà, così dicono, di osservare gli eventi che ormai ben conosciamo di The Final Station attraverso una prospettiva differente. Quindi non saremo più sul treno, ma saremo sulla strada con un personaggio genetico che non conosco. Obiettivamente ho visto solamente le immagini perché appunto sto registrando a ridosso della ricezione di questo DLC, per cui sono curiosissimo. Non perdiamo tempo, sono certo che non ci caveremo una mazza manco stavolta, per cui cominciamo. Sono veramente troppo curioso di vedere dove va a parare questo DLC e se ci capiremo qualcosa, perché appunto quella è la cosa. Presto arriveranno qui. Dobbiamo prepararci a partire. Bene. E va bene. È bloccato. Io come ti meno, non si sa. Vabbè. Ah, una mazza, bene. Allora. No. La mazza, la mazza. Ok. Non mi ricordo granché. Harry, sei a casa? No, mi sa che Harry non c'è. Siamo vivi. Grazie al cielo, sei ancora vivo. Che cosa diavolo sta succedendo lì? Sono tornati ed è il momento di andarsene da qui. Ci stai? Ah! Andiamo! Take. Bene. Quindi c'è un qualche tipo di gestione del personaggio anche qua. Allora. Tra l'altro noto una cosa, per cui fermi tutti. Ok, sono passato dall'altro lato del vostro schermo, adesso mi trovate a sinistra, perché a destra appunto ci sono tre indicatori che ci tenevo fossero visibili, ovvero acqua, penso cibo e carburante. Ci servono questi oggetti per poter procedere, per cui questa serie me la farò sulla sinistra, non sulla destra. Allora, ordine dell'avvento, un'invasione nemica ha messo il nostro stato alle strette, o almeno questo è quello che ci ha fatto credere il governo. Se l'invasione voleva essere ostile, perché siamo ancora in vita? Per essere più preparati in futuro, afferma Remus Woods, il patriarca della nostra scuola, per mettere alla prova la nostra fede, perché i nostri redentori sono giunti fin qui per creare un nuovo mondo basato sulla fede. Non ha molto senso quello che ho letto. Comunque sia, va bene. Dire che sono confuso è dire poco, però scusate un attimo. Ma io ho guardato tutto quello che dovevo guardare. No, manca una porta. Anzi, ne mancano due. Ah, c'è un morto. Morgan ci ha lasciato. Dunque, pagina 10. Sulla base dei fatti, credo che i membri del consiglio siano solo dei prestanomi. Conoscendo le intenzioni di Vermond White, posso ipotizzare che ci sia un motivo serio per nascondere le loro vere identità. Ciò che mi spaventa di più è, se lo stesso Vermond White è disposto a ingannarci per il bene di questi individui, allora chi sono veramente? In effetti. Sapone e kit medico. Qui viene giù la parete. Infatti. Pillole whisky. Vabbè, vado un attimino a vedere il piano di sotto perché. Tra l'altro, raga, vi anticipo che qua non ci saranno sondaggi. Ma andremo diretti di serie e penso vi farà piacere la cosa. Perché, insomma, avendo fatto quella dell'avventura di base, siamo obbligati moralmente a farci anche questa. Tra l'altro, se non l'avete vista, andatevela a vedere. Perché sennò penso che capirete poco di questo. Di questo DLC. Tanto si parla di un DLC della durata di circa 2-3 ore, per cui sono abbastanza incuriosito. Allora, intanto vediamo tutto quello che stiamo a vedere prima di andarcene. Per cui ci saranno tante cose da vedere, probabilmente. I simboli della nuova fede di Remus Woods. Vabbè. Jack, sei a casa? No, mi sa che Jack non c'è. Trasferimento dati 100%. Ma porca. Vabbè,
Ma aspettavo. Dunque, la polizia potrà pure perquisire l'appartamento, ma non troverà nulla. Tutti i nostri dati sono stati archiviati sui server. Arguto, informerò il capo. Già che ci sei, chiedegli anche dell'aumento. Vabbè. E andiamocene. C'era un modo di correre una volta a questo gioco? No. Evidentemente no. Ho ricordi errati, si vede. Vabbè, comunque, il carburante è qua. Benzina. Ok. È il momento di andare. Partiamo. Verso dove? Ah, ecco. Io qua passerei al mouse e tastiera. Potresti abbassare un po' la musica? Come faccio? Sta zitto, R. Oh, abbiamo aspettato. Cosa hai sentito sul rifugio di Sunstein? Penso che sia solo per i dipendenti delle fabbriche. Non credo ci lasceranno entrare. Non c'è nulla nelle vicinanze. Quindi invece da Ventreno abbiamo la macchina adesso. Che ne è degli altri? C'è qualche vicino sopravvissuto? Eh no. Ahimè no. Non credo, ho visto il corpo di Morgan. Ok, dannazione. Posso far niente. E i settari del quarto piano? Non ho visto nessuno di loro né vivo né morto. Pensi che lo sapessero già da prima? Infatti. Gente della setta. E sono fuggiti? Non essere ridicolo. Noi siamo vivi, questo è tutto ciò che conta. Vabbè. Rimettiamo la musica. A sto punto. E quindi? Aspetta, vabbè, andiamo diretti. Al momento dell'arrivo. Tra l'altro c'è una gran bella macchina, devo dire, il nostro nuovo alter ego. Dunque, dove ci troviamo adesso? Troverò delle scorte. Andranno avanti. Vabbè, dobbiamo seguire il solito schema. Io partirei dal retro, perché se c'è una cosa che questo gioco mi ha insegnato è che c'è sempre qualcosa nelle vicinanze da andare a vedere nei posti più nascosti. Puoi vincere almeno un frigorifero. Non possiamo conservare il fottuto cibo da nessuna parte. Viene giù? No. Ok. Aia. Scia miseria. Tanto mi pare, che il nostro nuovo personaggio sia molto più resistente dell'altro. No, ho lisciato. Sia molto più resistente dell'altro. Allora, munizioni, pantaloncini, sì, pantaloncini, pantaloni, stracci, vabbè. Come ci vado dall'altra parte? Un tavolo da poker. Famiglia Derby, frigorifero, forno, divano, letto, famiglia Jones, cassettone armadio. Ma che se stavano a giocare? Vabbè. La mobilia, casalinga. A parte che io pensavo che ci fossero analcolici. C'è qua la... Scusate, un attimino di pausa. Io sapete che sono abbastanza ossessivo nell'esplorazione. Vorrei capire l'estensione, cioè come si estende sta mappa, verso destra e verso sinistra, perché niente, da entrambi i lati. Allora io parto da destra. Questo è un bel posto, non mi pare. Vabbè. Cibo, ok. Vista la quantità di roba che c'è sta sulla destra, io comincerei dalla sinistra. Buonanotte al secchio. Vista la quantità di roba che c'è sulla sinistra, comincerei sulla destra. Ok, allora, ora in onda. Il ritorno del Guardiano 2, l'ultima battaglia. Drammatico, fantascientifico. Regia di Alan Creed, 142 minuti. Vabbè. Mamma mia. Ok.
Numero da circo. No, ma possono anche strisciare in questo DLC. Che cosa? Perché è ancora in piedi questo? Vabbè. Allora, sono un po' confuso. Devo dire che sono un filino confuso. Allora, ma da quand'è che strisciano? Maledetti! Ci mancava! Signore, un attimo! Per favore, portami con te! Per favore, non riesco a uscire da solo. Crafting, medic, sociality. Vabbè. Ho detto, volevo dire va bene. Vai, forza. Com'è che si vendeva il medikit? Scusate, panico totale. Use medikit, ok. Bene. Io ho le munizioni ma non ho la pistola. Acqua. E qua abbiamo fatto, ok. Ci manca la benza, al solito. Al nostro drammatico solito. Porca miseria, sta cosa che strisciano, che me frega sempre. Polvere da sparo, sigarette e pillole. La benzina non vi è da nessuna parte. Mamma mia. Ah! Sempre sti cosi. Pezzi e whisky. Sempre queste costruzioni molto strane. Allora, di qua la strada è quella da dannazione. Vabbè, passiamo da qui. Che puzza qui dentro. Kit medico e vestiti, vabbè. Oh, la benzina. Niente, ma perché so così cretino? Ma perché? Ma perché con tutte le cose che si potevano fare? Allora, si diceva. Salve. Niente. Datemi una pistola per pietà. Per pietà. Per pietà. Oh, ok, così finisce la storia. Poi questo c'è il kit medico, ma a noi non ci serve. Carico e vai su. Bene. Carica, carica, carica. Bene. Aia. Bene. Mettono un'ansia sti cosi che strisciano tipo vermi. Allora, i nani, maledetti nani. Barattoli. Tutto sto casino per i barattoli. No, però aspettate un attimo. Scusate, ma non si poteva spingere sta roba? Action, no. No. Tristemente pensavo di sì, ma perché non si può fare? Vabbè. Speravo di sì più che altro. Vabbè, possiamo partire. Troverò delle scuole. Già l'hai trovate. Ora posso andare. Bene. Si fa sempre più ambigua quella situazione. Allora, sono Jesse. Buon per te. Peter. Grazie, te che? Non ci speravo più che qualcuno mi salvasse. Oggi ognuno sembra preoccuparsi solo di sé. Senti qua, Jesse. Che gli diciamo a Jesse? Non sarà ad addolcirti le cose illudendoti. Non sono qui per salvare persone.
Sono qui per... Se non sai come procurarti medicinali o proiettili... Non riuscirai a raggiungere la prossima città. Mi sono spiegato? Vabbè, ma... c'è bisogno di essere così... aggressivi. Sì, signora, addirittura... Siamo fase nonnismo violento. Vabbè, bella chiacchierata, devo dire. Complimenti a entrambi. Vabbè. Per ora della storia non sto capendo granché, se non che lui è abbastanza individualista, ecco, mettiamola così. Allora, e prima darò un'occhiata qui. Ah, vedi che... Oh, finalmente revolverino. Revolver. Pistola. Bella. Abbiamo trovato di tutto. Ah, bene. Ma se io andassi... No, questi vanno ammassati per forza. Ok. Con la pistola. Cibo. Allora, Michael, è arrivato un carico nuovo di zinco, come al solito. Adam ci ha dato degli scarti di lavorazione piuttosto che zinco puro. Non ho capito, vuole che facciamo degli esperimenti o credo vi stiamo nella spazzatura? Parlagli per favore, se non vuol fare le cose come si deve, ci sono altri progetti di ricerca interessanti che ci aspettano. Va bene. Laboratorio? Ok. Ah, vabbè. No, ma... Maledetto! Niente, me la so giocata male, 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 male. Che peggio non se può. Veramente, che peggio non se può. Si diceva. Porca miseria, oggi, oh. Devo riprenderci la mano con questo gioco. Decisamente... Decisamente. E... No, ma... Vabbè. Colpi buttati, nonostante l'abbia preso in pieno poi. Allora. Cerchiamo di... Niente, questo è... Dannatamente immortale. Vuoto, due colpi rimasti. Bene. Fa piacere. Dunque, novità. Ciao Adam. Abbiamo scoperto nuovi stati dello zinco esponendolo all'oscillatore fotonico di Hermann. Purtroppo non siamo in grado di rilevare schemi comportamentali precisi durante queste alterazioni. Il vostro obiettivo è migliorare gli effetti del cristallo. Non mi interessa altro, capisco, ma non troveremo una soluzione in tempi brevi. È un peccato che non capiate l'importanza della cosa. Vi darò un altro giorno. Se per domani non avrete risultati precisi, consideratevi licenziati. Bene. Beh, insomma. Un bel modo di motivare... i propri dipendenti. Decontaminazione. Ah beh, ci mancava vomitino. Vabbè, sono morto su. Che gioia. Devo... Io meno. È l'unica. Ok. Munizioni pistola. Ah, raga, ma che davvero? Uno. E due. Sono morti? Sì. Vabbè, andiamo di medikit, eh. Non sapendo né leggere né scrivere. Comunque, questa vena molto individualista mi piace perché se ho un medikit lo uso senza starmi preoccupare di chi c'ho intorno. Allora, report 1, l'effetto dell'oscillatore fotonico di Hermann è imprevedibile, vengono generati ogni volta stati nuovi. 2, unica eccezione sono gli impulsi di 421 keV che distruggono i legami tra le particelle di zinco. Io non sto capendo una mazza di ciò di cui stanno parlando, spero che per voi sia diverso. Allora,
Quantomeno perché potete spiegarlo agli ignoranti come me. Ci manca solo la benzina. Allora, file 251, nome Roger Raylons, età 49, QI 142, beato te, condizioni generali 7 su 10, idoneità al test 8 su 10, impegno 2 su 10. File 274, nome Amanda X, età 32, QI 154, condizioni generali 8 su 10, idoneità al test 5 su 10, impegno 7 su 10. Note incinta. File 284, Henry Willow, età 34, qui 122, condizioni generali, vabbè, 6 su 10, 9 su 10, 6 su 10, necessità di rielocazione. E niente, il 4 non c'è. Aspettate, aspettate. Abbiamo rinvenuto meno campioni compatibili di quanto anticipato. Inviate subito tutti i campioni che hanno un coefficiente minore di 7 a L-Abs Bunker. Potete tenere gli altri campioni. Dobbiamo farlo ora, non abbiamo ancora finito gli esperimenti. Non sappiamo cosa potrà accadere, non mi interessa. Portateli lì e basta. Mi aspetto che i risultati preliminari degli esperimenti vengano prodotti in settimana. Vabbè. Scartoffie varie. Aia, meno male che... Morto. Bene. Io lavoravo qui. L'ufficio del capo dovrebbe essere... Non ho fatto tempo a leggere, ma penso in cima. Ah! Dannazione. Peter, sei tu? Ehi, capo. Che ci fai qui? Sto cercando di raggiungere il rifugio. Ah, il rifugio. Cosa? Nulla. Il direttore... C'è solo un direttore, bene, direi che Bill Jerome si unisce a noi. Libri vecchi. Dai. Vieni, vieni. È ancora vivo, dannazione. Ok. Due colpi ben piazzati, vestiti, munizioni. Ma quanto è grossa sta zona? Tutto sto a trovare. Bene. Electrum. Vabbè. L'Electrum. E siamo messi abbastanza bene, devo dire, no? Per una volta. Sta per esplodere quello? Bene. Da paura. Meglio di così non poteva andare. Allora. Qua non c'è niente. Vedete che sta andando relativamente bene. So che adesso che l'ho detto succederà di tutto, ma... Oggi è il turno di notte. Cercherò di nascondere il blocco di zinco più grande tra le scatole nel magazzino. Il tuo compito sarà trovarlo e uscire dall'edificio senza farti scoprire. Incontriamoci da Martin per iniziare a cercare un acquirente. Bene. È quello che mi sono preso io. Che 44 dollari? Munizione pistola. Aia. Devo dire che a livello di gestione delle risorse, non dovendosi preoccupare di altri, mi sento molto più... Devo essere vicino. Che bordello, diamine, perché diavolo è bloccato? Buff, figlio di... Vabbè. Che vabbè. Sta sbroccando, pesante. Ci manca... Non sapete voi cosa e poi l'abbiamo lette tutte. Allora, questo è chiuso. Niente, tocca andare via. E vabbè. Quindi quella mi sa che era una porta di un rifugio. Ecco perché lui ha sbloccato. Lui sta cercando un rifugio e quelli che trova non sono accessibili. Vabbè, ora posso andare. Che dire, ragazzi? Il viaggio continua. Io direi che per il momento ci potremmo fermare qua.
come scopriamo, che poi è essenzialmente il primo episodio di questa serie. Fatemi sapere che impressione vi ha fatto fino adesso. Io vi lascio ovviamente il link alla pagina Steam del DLC. Il gioco base, insomma, lo conoscete tutti. Niente, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Noi ci vediamo domani per un nuovo episodio in cui andremo avanti e chissà, magari arriveremo anche a qualche buona conclusione. Tra l'altro, se avete capito qualcosa, fatecelo sapere nei commenti, in maniera tale che si riesca anche a dar senso a tutto quello che stiamo facendo. Detto questo, ragazzi, niente, ci vediamo domani.